Vai. Allora, mi chiamo Emanuele Manelli, frequento la facoltà di ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche e sostanzialmente l'ISTP è nata come l'idea di visualizzare gli orari appunto della società, perché quando andavamo a scuola ancora non avevamo sostanzialmente uno strumento che ci consentisse di visualizzare appunto questi orari, quindi così per idea, per gioco è nata appunto questa applicazione e sostanzialmente l'abbiamo realizzata all'inizio come una semplice applicazione basilare per consentirci a noi di utilizzare l'orario. Poi piano piano, dicendolo agli amici, ho iniziato a scaricarla e quindi sostanzialmente l'abbiamo trasformata sempre in una cosa un po' più professionale, diciamo, fino a quando non siamo venuti qui all'STP a presentare la nostra idea. Allora, tutta la commissione è stata abbastanza, diciamo, contenta e è nata una collaborazione e oggi invece siamo riusciti a sviluppare l'ultima versione che sostanzialmente include tutte le nostre competenze di scuola e che sostanzialmente include appunto il nuovo funzionamento che abbiamo sviluppato che ci consente appunto di aggiornare gli orari in tempo reale in base alle ultime, diciamo, modifiche delle tratte che fa sostanzialmente questa applicazione. Ciao, Giuseppe Vitale, Università di Milano Bicocca, nella facoltà di informatica. Oltre a diverse funzionalità nuove che ci sono in orari STP nella nuova versione, c'è essenzialmente quella di avere a disposizione sia delle fermate che di in partenza nel paese di partenza sia quello quelle nella città di arrivo, di destinazione. Questo che non era possibile appunto nei PDF dove magari la ricerca dell'orario era un po' più macchinosa rispetto al sito che stiamo all'applicazione più che altro che stiamo proponendo. Infatti questa nuova applicazione consente di aggiornare gli orari in tempo reale, quindi di averli sempre aggiornati e non di consultare nuovi PDF ogni stagione. Sono Alberto Carrone, studio a Milano all'Università Cattolica, studio Scienze della Comunicazione. Abbiamo fatto la prima versione che è nata 3 anni fa e per svilupparla ci sono voluti circa 6 mesi, dato che comunque abbiamo creato una base semplice, però il problema era l'integrazione dei dati veniva fatta manualmente, quindi ogni singolo orario, ogni singola fermata scritta manualmente all'interno dell'applicazione. Mentre adesso per la nuova versione che è nata nell'aprile del 2016, quindi c'è stato un anno di sviluppo, la differenza però è che questa volta i dati vengono inseriti tramite un database, quindi non vengono più inseriti manualmente.